Salve a tutti e bentornati su Cineserie. Oggi parleremo di un classico del fanta horror, che a sua volta è un remake di un film in bianco e nero poco conosciuto, Dottor K, non ricordo, Le avventure del Dottor K, ma il film che andremo a prendere in esame si chiama La Mosca di David Cronenberg. Ora, chi conosce Cronenberg come regista sa che in tutta una fase abbastanza corposa della sua produzione artistica si è interessato al corpo e alle sue trasformazioni. E in questo processo cinematografico, forse il film che maggiormente rappresenta questa sua evoluzione poetica cinematografica è proprio La Mosca, uno di quei casi poi in cui il remake è immensamente superiore all'originale. Allora, partiamo da quella che può essere diciamo la trama di base, che non è particolarmente complessa. C'è uno scienziato che sta studiando il teletrasporto o teletrasbordo, come viene chiamato durante tutta la pellicola. Quindi un modo per poter spostare oggetti e persone da un punto all'altro del pianeta, praticamente all'istante. È vicino a completare questa sua scoperta quando conosce una giornalista. Ne rimane molto colpito, tanto colpito da parlare di questa invenzione, che però non è ancora pronta. La giornalista fiuta la potenzialità esplosiva di questo, diciamo, di questa novità che rivoluzionerebbe totalmente il trasporto, e scrive un articolo. Ma questa cosa crea dei problemi, perché lo scienziato a questo punto ha delle pressioni dai mandatari. Deve chiudere. Cioè, deve arrivare a una conclusione, anche affrettata, e lui oppure deve cedere quello che fino adesso ha fatto perché poi lo finiscano di sviluppare quelli che gli hanno dato i fondi. Ma lui non vuole, è uno scienziato che ama quello che fa e vuole vederlo nella sua forma più completa. Qual è il problema del macchinario che ha messo su, che è composto da due, diciamo, uova metalliche, che sono allineate a breve distanza? In una si inserisce nella prima un oggetto che viene teletrasportato nell'altro. Lui mostra questa donna per qual è il problema. Quando lo fa con gli oggetti inanimati non avviene niente, l'oggetto immediatamente tac da una parte compare nell'altra. Quando invece prova a farlo con qualcosa di vivo, per esempio, se non ricordo male, una scimmia, lo fa con una scimmia, viene rivoltata come un calzino. Quindi dal primo slot, dal primo contenitore, parte viva, arriva morta nel secondo. È un problemone, perché ovviamente non permetterebbe di utilizzare l'invenzione per il trasporto. Accelera questo suo meccanismo e capisce a un certo punto, per esempio trasferendo un pezzo di carne che poi mangia, apparentemente la carne sembra identica perché è carne morta, ma quella carne non sa di carne. Allora ha un'intuizione. Bisogna insegnare al computer la carne. Quindi che cos'è la carne? Fa tutto uno studio, inserisce i dati che deve inserire. Anche in qua è molto scientifico Cronenberg. Il computer non è un deus ex machina, non è qualcosa che da solo conosce tutto quello che c'è da sapere. Siamo noi che inseriamo dei dati, siamo noi che lo programmiamo per quello che riteniamo debba sapere. Allora fa questa operazione e però che succede? Che uno di questi giorni, ora, senza scendere nei dettagli della trama, a un certo punto
litigando anche con la ragazza, decide che deve fare una prova su una cavia umana su se stesso, non c'è tempo, e la fa senza pensarci, è anche un po' ubriaco, si mette in una di queste, di queste postazioni e viene trasbordato nella seconda. Tutto sembra andare benissimo. Anzi, lui esce da qui sentendosi meglio, si sente più forte, si sente più agile, è come se fosse migliore. E anche qui Cronenberg è come se ci dicesse: la scienza all'inizio dà questa sensazione un po', diciamo, ci inebria di una sorta di delirio di onnipotenza, ci fa sentire migliori di come siamo, come se tutto fosse possibile. Però qualcosa inizia a cambiare e si rende conto che qualcosa è andato storto. C'è una scena simpatica, ma anche grottesca. Stanno prendendo il caffè, lui e questa ragazza, ormai praticamente fidanzati, e lui continua a versare zucchero, zucchero, zucchero dentro il caffè. A un certo punto pare dica una cosa del genere, dice, ma prendi anche il caffè con lo zucchero, perché aveva riempito tutto di zucchero. E lui continua a elogiare, dice: ma tu lo devi fare, tu devi venire con me. Vuole essere una sorta di Adamo che con la sua Eva dà vita a una nuova era, una nuova generazione. Ma la ragazza ha paura, dice: io non sono tanto convinto, non ti vedo tanto stabile. Inizia ad avere anche sbalzi di tipo emotivo. Litiga con la ragazza e dice: ma tu dici tu sei malato, io non sono malato. Con un pugno riesce a rompere praticamente uno stipite di una porta. È fortissimo. Va in un locale, spezza il braccio a uno facendo un braccio di ferro. Si vede che sta benissimo, però a un certo punto inizia a porsi due domande. C'è qualcosa che non quadra, inizia qualcosa a non quadrare anche a lui. Arriva al momento in cui è stato eseguito questo teletrasporto. Che cos'è avvenuto? Il teletrasporto praticamente lo disintegra nella prima locazione per ricostruirlo nella seconda, ma nella prima locazione era entrata una piccola mosca. Ora, il computer non sapeva come agire. Abbiamo già detto che il computer sa quello che gli diciamo di sapere e si comporta come gli diciamo si deve comportare. A questo punto il computer, non sapendo che fare, dice: sa che c'è? Io li unisco a livello di DNA. Quindi non trasporta solo la mosca o solamente lo scienziato, ma trasporta un terzo elemento che è la combinazione genetica dei due, e da qui inizia il processo, che è una sorta di mutazione terribile del corpo di questo scienziato, che progressivamente si trasforma sapendo, pensando di star per morire, cade a pezzi. Sono delle scene di una forza visiva incredibile che ancora oggi fanno schifo. Quando si fa saltare le unghie davanti allo specchio, quando tenta inutilmente di rasarsi i peli che gli stanno crescendo, che sono resistentissimi, anche le dita si trasformano, diventa qualcosa di obbrobrioso. È un film che fa riflettere molto sui limiti della scienza, perché ecco, inizia quella che è la fase discendente della parabola. Non più il delirio di onnipotenza, ma gli effetti collaterali della scienza mal gestita. Lui fa, come me l'ho detto, letteralmente a pezzi, e scopre che la sua ragazza è incinta. La sua ragazza è preoccupata perché è rimasta incinta dopo e non sa se questo materiale genetico è stato trasferito. È un film che prende allo stomaco, al di là della trasformazione poi finale, nel mamozzo finale, diciamo brutalmente, che comunque a mio avviso fa la sua porca figura. Perché l'abilità qual è stata?
fedele anche alla linea che si era dato Cronenberg, non è una mosca e non è nemmeno lo scienziato, è un misto, è qualcosa di diverso. È un film forte, perché poi c'è la parte finale, sembra quasi documentaristica, dove ormai questo scienziato che è brutalizzato nel corpo sta facendo una sorta di documentario su di lui per documentare quello che gli sta accadendo. Un film da vedere, una pietra miliare, un horror che è contemporaneamente un film di fantascienza, sconfinano l'uno nell'altro, che sconfinano anche nel drammatico. Una pellicola per stomaci forti e che lascia un senso di disagio veramente forte, non va via, eh. Io ancora è un film che ho visto diverso tempo fa, ma è più volte, questo non è che l'ho visto solo una volta. L'ultima volta che l'ho visto forse saranno passati, credo, un paio di anni, ma io ancora porto questa sensazione di disagio addosso. Però è un film del maestro Cronenberg che va visto, va recuperato, perché c'è tutto. Poi c'è qualche ingenuità legata anche al tempo, però nell'insieme è un film che regge. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale Cineserie su YouTube e a presto per un nuovo video. Ciao a tutti!